Ma con la CompTIA Security Plus posso trovare lavoro in Italia? Resta con me fino alla fine di questo video che te lo spiego. Federico Bertamino è il fondatore di Alta Tensione, azienda specializzata in formazione e consulenza nel mondo delle reti dati e Wi-Fi. Nel solo 2022 sono state oltre 2000 le aziende che si sono affidate ai suoi corsi o alla sua consulenza. In 12 anni ha formato più di 1000 fra tecnici e imprenditori ed erogato migliaia di ore di formazione in tutta Italia. Ingegnere certificato Microtik, Cisco e CompTIA, ha costituito oggi il metodo Reti IP Formula, un percorso di formazione completo per l'apprendimento delle basi indispensabili del mondo TCP/IP. Sui suoi canali puoi trovare gli estratti gratuiti dei suoi corsi. Iscriviti ora! Ciao, io sono Federico, dal 2010 mi occupo di formazione e consulenza nel mondo delle reti informatiche, preparando i miei studenti in appena 30 minuti a settimana. Questo video nasce da questo commento che ho trovato sotto un altro video di questo canale. Caro amico, hai ragione, non c'è da nascondersi, hai ragione, le certificazioni CompTIA valgono di più all'estero che in Italia. Questo è vero, ma non in quanto certificazione, non in quanto legate a qualche legislazione che noi non abbiamo, semplicemente per il fatto che il mondo del lavoro estero, soprattutto in lingua inglese, quindi Stati Uniti, Inghilterra, offre di più del mercato italiano. Punto. Quindi se puoi emigra, a prescindere dalle certificazioni. Ma se invece decidi di rimanere in Italia, ti voglio rassicurare sul fatto che la situazione non è così drasticamente devastante. Ho provato a fare un paio di ricerche con Google cercando come chiave specifica annunci di lavoro CompTIA Security Plus e se ci provi anche tu troverai che esistono parecchie posizioni anche in ingresso, quindi entry level, che richiedono tra le tante certificazioni la Security Plus e che sono già ben remunerate. Attenzione, non ti chiedono solo la CompTIA Security Plus, ti chiedono anche la CompTIA Security Plus insieme ad altre cose, come titoli preferenziali. Non esiste la certificazione che ti apre al mondo del lavoro, esistono le certificazioni che ti aprono al mondo del lavoro. Fai pace con questa cosa. Tuttavia, ecco perché dovresti privilegiare la CompTIA Security Plus come prima certificazione per entrare nel mondo della cyber security. In primo luogo perché all'interno del programma hai veramente tutte le basi, attenzione, basi, che ti servono per comprendere qualsiasi argomento di cyber security. Io penso che chiunque oggi si occupi di installare impianti connessi al web dovrebbe prima o poi studiare la CompTIA Security Plus, perché parliamo di conoscenze che ormai solo per il fatto di accendere un router e collegarci qualcosa dovresti avere. Veramente parliamo di una base completa e peraltro accessibile senza conoscenze preliminari. Motivo numero due perché il superamento dell'esame CompTIA Security Plus presuppone non solo conoscenza mnemonica, attenzione, devi studiare un sacco di cose, ma anche la comprensione delle PBQ o simulazioni. Risolvere i problemi che CompTIA durante l'esame ti sottopone con le PBQ presuppone una certa capacità di ragionare e quindi di applicare le tue conoscenze in contesti reali. Questo per le aziende è molto apprezzato. Numero 3, perché puoi partire da zero. Come ti dicevo, non serve aver già fatto qualcosa nel mondo della cyber security. Attenzione anche qui, da zero se sai bene le reti. Una Network Plus, sempre di CompTIA, o una Cisco CCNA, te le consiglio caldamente come prime certificazioni prima di affrontare la Security Plus, perché poi i concetti di rete all'interno di questa certificazione vengono dati per scontati. Io ti posso guidare nella certificazione, nell'esame e soprattutto darti la garanzia che finché non superi l'esame io sarò al tuo fianco. Per iniziare a lavorare con me vai su www.ipformula.it e scarica subito il primo kit di preparazione al tuo esame. Ciao! Dove stai andando? Te ne stai andando senza esserti iscritto al canale. Iscriviti al canale e abilita le notifiche. Ciao!